tutti, oggi mostrerò come realizzare dei crostini di pane. Io utilizzerò un pane bianco della linea Vial. È senza glutine e quindi gli ingredienti che vi occorreranno saranno appunto questo pane bianco, dell'aglio granulato, dell'origano granulato, dell'olio. Io userò olio extravergine d'oliva perché viene più buono, e poi del sale. Io li cuocerò qui dentro e adesso vi farò vedere come. Per prima cosa tagliamo a cubetti le fette di pane, così. Di solito va usato il pane raffermo, ma siccome io non ho avuto il tempo di avere pane raffermo perché lo mangiamo spesso, quindi lo farò con i pancarré, che secondo me verranno più buoni. Quindi li trasferite questi dadini in una terrina. Quindi cosa farete? Condite i vostri crostini con l'origano. A piacere, se volete le potete anche abbondare, in base ai gusti. Poi condite con, sempre a piacere, aglio granulare, se non vi piace non ne mettete, a me piace, e con del sale. Poi aggiungete l'olio d'oliva. Così, abbondante. Mescolate. Quindi ho sistemato nella teglia che mi hanno dato in dotazione. Quindi adesso cosa faremo? Aprite il vostro robot della Clarsten, nonché una friggitrice ad aria che vi permette di cuocere pollo, torte e quant'altro. Quindi inserisco la mia teglia così e poi cosa farò? Lo aggiorno, in pratica lo metterò a 180 gradi per 15 minuti. A dopo per il risultato finale. Quando si accenderà sarà così. Si accende una lucina all'interno ed ecco che sta cuocendo il tutto. Ecco i nostri crostini appena cotti. Io li prendo con questa pinzetta che troverete in dotazione, così non rischierete di bruciarvi. Ed eccoli qui. Guardate. Guardate che sono belli, dorati. Adesso vi faccio vedere la consistenza mangiandone uno, per farvi sentire la croccantezza. Un altro, uno dirà l'altro. Sono buonissimi, facili da preparare. Se non avete questo macchinario, li potete infornare o li potete fare anche in padella fino a doratura. Io spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi lascio un bacio.